In settimana abbiamo avuto occasione di assistere al secondo viaggio presidenziale di Rouhani. Il viaggio si è tenuto nella provincia strategica di Hormozgan, situata all'imbocco del Golfo Persico. Se dovessimo tener conto dei primi due viaggi fatti da Rouhani all'interno del paese, potremmo intuire come sia stata data una priorità assoluta alle questioni regionali e alle questioni legate all'interazione fra la maggioranza persiana e sciita e le minoranze arabofone presenti in queste zone. Difatti bisognerà dire che nel corso dei vari incontri avuti da Rouhani con la popolazione di Hormozgan, Rouhani stesso abbia dichiarato come una questione prioritaria del paese l'unità fra la popolazione sciita e sunnita. Altri argomenti che sono stati trattati da Rouhani nel corso di questo suo secondo viaggio presidenziale hanno toccato la questione dei sussidi in contanti che erano stati implementati durante la presidenza Ahmadinejad, delle quali erano circolate in questi giorni delle voci circa la loro revoca. Rouhani ha chiarito come le persone bisognose continueranno a ricevere questi sussidi, ma ha al contempo avvertito le persone che non hanno necessità di questi sussidi a non farne istanza, perché qualora poi il governo controlli e scopra che sono persone che non dovevano farne istanza, questi sussidi verranno loro revocati per sempre. Ho parlato anche della questione della corruzione e delle questioni a livello imprenditoriale del paese. Ha affermato come priorità del governo sarà di cercare di risolvere i vari casi di corruzione che sono stati trovati. Ha dichiarato come circa i 2 miliardi e 600 milioni di dollari che ha ereditato dal precedente governo Ahmadinejad, molti di questi soldi possono essere addebitati a situazioni di malversazione. Al contempo, sempre in ambito di lotta all'inflazione, ha dichiarato come obiettivo prioritario del governo è di cercare, entro la fine dell'anno, che sarà marzo, di portare il tasso di inflazione al 35%, nell'anno appena trascorso il tasso di inflazione era al 42%, e di riuscire a portare entro l'anno successivo il tasso di inflazione al 25%. Sempre in ambito economico, ha invitato gli imprenditori iraniani all'estero a ritornare in Iran al fine di investire e di far crescere la nazione in base anche alle loro capacità personali. È stato detto come almeno circa 400 miliardi di dollari iraniani siano attualmente investiti negli Stati Uniti e in Canada, come sotto la presidenza Ahmadinejad il settore privato sia stato colpito fortemente. Una delle priorità dell'attuale presidenza Rouhani, detta dal presidente stesso, è di cercare di implementare la capacità del settore privato iraniano. A proposito, anche l'ex presidente Rafsanjani aveva dichiarato come negli anni della presidenza di Ahmadinejad il settore privato fosse stato fortemente colpito e come anche la capacità energetica nazionale fosse stata fortemente ridimensionata. Rafsanjani, nel corso di questo simposio, ha dichiarato che qualora i vari gasdotti e oleodotti fossero passati in Iran, nessuno avrebbe potuto osare minacciare il paese o implementare le sanzioni. Infine, chiudiamo con la notizia relativa ai 5 soldati iraniani rapiti al confine col Pakistan. In settimana erano circolate delle voci secondo le quali l'organizzazione terroristica Jaish al-Adl aveva intenzione di uccidere uno dei 5 soldati. Le voci, per fortuna, per adesso ancora non si sono avverate e sono circolate anche informazioni di una possibile collaborazione militare fra il governo iraniano e il governo pakistano, e sembrerebbe che dei reparti speciali del governo pakistano siano attualmente riusciti a localizzare dove i 5 soldati sono tenuti.